progetto Idrogeno in Abruzzo. Manager pubblici, esperti, imprenditori, amministratori a confronto a Vasto, a Palazzo d'Avalos, per parlare appunto di produzione e utilizzo di questa fonte energetica alternativa nelle aree industriali e per il sistema logistico portuale. L'incontro è promosso da ARAP nell'ambito del progetto comunitario Interreg Italia-Croazia Frame Sport. ARAP è l'unico partner abruzzese. In che modo l'ARAP, che è braccio operativo della regione, si inserisce in questo progetto che va verso la transizione energetica e punta sull'idrogeno? Antonio Morgante. Sì, è un percorso iniziato 2 anni fa con l'individuazione di una serie di questioni nazionali e internazionali su cui operare. Poi l'anno scorso ci hanno individuato la Regione Abruzzo come soggetto attuatore per le politiche dell'idrogeno e adesso abbiamo partecipato anche a un bando della Regione Abruzzo. Noi abbiamo un sogno reale, che è quello di trasformare i nostri nuclei industriali in nuclei ecologicamente e energeticamente sostenibili, e quindi ARAP farà questo nei prossimi anni. Tutto l'Abruzzo, grazie a Dio, ha la presenza di multinazionali energivore e quindi noi faremo la nostra parte, perché cerchiamo di superare il concetto classico dei nuclei industriali, quindi non solo servizi idrici di manutenzione dei nuclei, ma anche energia. Presto, entro settembre, sarà operativa ARAP Energia, la nostra partecipata pubblico-privato che si occuperà di energia. Il progetto dell'idrogeno è un tassello di questo progetto complessivo e cercheremo di essere protagonisti in Abruzzo per il bene delle imprese, per il bene dell'occupazione e per il bene del PIL abruzzese. Presidente di ARAP, Giuseppe Savini, dunque ARAP è impegnata nelle strategie per affrontare il famoso Green Deal. Noi non potevamo concepire l'assistenza alle imprese limitandoci alla gestione delle aree industriali. Io devo dire che la Giunta Marsiglio ha capito, diciamo, fin da principio quello che potevano essere le sinergie importanti da sviluppare con un ente che a tutti gli effetti è il braccio operativo dell'assessorato alle attività produttive, ma che in fin dei conti è diventato anche il braccio operativo per una serie di attività che svolgono anche in questo caso l'assessorato all'ambiente o, per quanto riguarda l'internazionalizzazione dell'agri-food, l'assessorato all'agricoltura. Oggi noi, con oggi e poi un altro appuntamento che avremo a Giulianova, chiudiamo il cerchio su una serie di aspetti che poi sono confluenti. Prima di tutto l'aspetto della gestione dei porti. Arriviamo con un po' di ritardo perché con la strutturazione delle reti TNT i porti abruzzesi sono rimasti fuori. Oggi dobbiamo valorizzarli e poi non potevamo affiancare all'aspetto della portualità. Ricordo che ARAP gestisce anche le attività sul porto di Ortona e i lavori sul porto di Pescara, non potevamo non affiancare, visto la vicinanza delle aree industriali ai porti, che diventano quindi non solo accesso per le merci ma anche accesso per la parte turistica, per esempio abbiamo fatto tante iniziative con Assonautica, affiancare tutti questi concetti alla questione della transizione energetica e della transizione ecologica. Idrogeno è un punto di riferimento per tutti e due gli aspetti, quindi può essere un elemento fondamentale per la transizione ecologica e la transizione energetica delle imprese, sulle nuove tecnologie in applicazione nelle nostre aree industriali, penso a chi usa i forni, penso a chi fa stampaggio a caldo nell'automotive, penso alla Pilkington, e dall'altra parte però poi l'idrogeno è anche ha un'importanza, io dico fondamentale, per quanto riguarda l'aspetto dei trasporti e della trazione, per quanto riguarda l'abbattimento del CO2 con gli obiettivi della Commissione Europea. È chiaro che oggi stanno uscendo i motori a idrogeno anche per i natanti, i porti sono punto di riferimento per lo stoccaggio, per le aree industriali, quindi idrogeno, green, aree industriali, è tutto collegato. Ecco, la manifestazione di oggi fa un po' il punto e la congiunzione di tutti questi aspetti. E la sfida del futuro parte oggi. È stato presentato il progetto per la realizzazione nell'area dell'ex Cotir di una centrale di produzione di idrogeno, in parte finanziata con i fondi PNRR destinati alla riconversione green. Soddisfatto l'assessore all'energia Nicola Campitelli, intervenuto ai lavori. Noi, grazie al nostro braccio operativo,
Arap siamo entrati a far parte di una rete molto più importante a livello internazionale, il DII Desert Energy, proprio per implementare lo sviluppo dell'idrogeno nella nostra regione. Noi vogliamo centrare gli obiettivi della transizione energetica, lo vogliamo fare ovviamente con la massima razionalità e anteponendo proprio alla pura ideologia la razionalità. Vogliamo centrare gli obiettivi quindi della transizione, sia la neutralità climatica, ma senza frenare la crescita della nostra regione. Noi siamo una regione sicuramente con 3 parchi nazionali, ma siamo anche una regione che ha uno sviluppo e un tessuto industriale molto importante. Quindi per questo stiamo cercando di trovare quel giusto equilibrio tra le esigenze antropiche, quindi lo sviluppo, la crescita, creare posti di lavoro, sapendo che comunque abbiamo un tessuto industriale che oggi non riesce ad essere competitivo proprio a causa di un elevato costo energetico che devono sostenere le nostre aziende e con la tutela delle nostre risorse ambientali. Romeo Ciammichella, che insomma è il cuore di questo progetto, quindi Arap guarda al futuro ed oggi è importantissimo vedere tutti intorno allo stesso tavolo, perché come si suol dire, mai come in questo caso da soli non si va da nessuna parte. Assolutamente sì. Abbiamo portato avanti questa idea in circa 1 anno e mezzo. In tempi brevi siamo riusciti ad intercettare finanziamenti ed avere soprattutto contatti con realtà produttive già esistenti. È un tavolo complesso, come ho detto nel mio intervento, ma è una bella sfida che non possiamo e non dobbiamo perdere, perché oltre all'ambiente sicuramente ci saranno meccanismi positivi sui tessuti economici, perché si innesca una nuova tecnologia e come tutte le nuove tecnologie porterà benefici lavorativi e abbiamo bisogno di competenze da inserire all'interno dei processi. Vogliamo coinvolge, come abbiamo fatto oggi, università, ma anche sicuramente gli ITS, le braccia elementi del futuro. L'impianto è previsto nella zona ex Cotir, che è un ex ente regionale, ormai in abbandono da 10-15 anni, e baricentrico rispetto alle due aree industriali sicuramente maggiori d'Abruzzo e al porto di Vasto. Quindi soprattutto risiede su una rete TNT appena approvata. Quindi ci sono tutte le caratteristiche e all'interno di quel sito abbiamo una pipeline di gas, c'è già una corrente di media tensione, abbiamo acqua a disposizione, acqua industriale che può essere utilizzata, ovviamente opportunamente trattata. Insomma, è un sito che tutto sommato è ottimizzato a livello sia geografico che di produzione. Un impianto, abbiamo scommesso tanto perché l'impianto è molto consistente, 5 MW di elettrolizzatore e 20 ettari di fotovoltaico a servire alla produzione di idrogeno e ci sarà occasione, presenteremo molto volentieri questo progetto e questa sfida per tutta la regione. Maria Assunta Iommi, vicepresidente di Arap, voi siete stati anche lungimiranti in tal senso. Sì, in effetti ha colto nel segno, perché siamo partiti con questo progetto verde, fra virgolette, quindi verso l'idrogeno, la produzione di idrogeno. Abbiamo avuto questa intuizione fin dall'inizio, quindi quando ci siamo insediati, dopo un paio d'anni abbiamo cominciato a pensare di come rendere più attrattive e competitive le aziende, questo prima della guerra, dello scoppio della guerra e della pandemia. Abbiamo cominciato a lavorare e devo dire che quella visione che avevamo avuto poi ha trovato in effetti un punto importante di arrivo e di concretezza, visto che poi gli episodi che si sono verificati hanno accelerato questo processo e quindi Arap in questo senso vuole essere a fianco come sempre alle aziende, come voi sapete nei nostri percorsi, anche con la produzione di una energia pulita che possa rendere le aziende più competitive nei mercati internazionali. A prendere la parola imprenditori, importanti società come Alce Gas Era, Snam, Fincantieri, imprese private come la multinazionale abruzzese Walter Tosto, esperti come docenti universitari di Trieste, Venezia, della LUM. La sfida sull'idrogeno piace anche alle aziende di trasporto abruzzesi. Alberto Amoroso, presidente di Sangritana, insomma un progetto ambizioso. Un progetto sicuramente molto molto ambizioso. Noi siamo contenti, devo ringraziare Arap per l'invito che ci ha dato a partecipare a questa tavola rotonda, a questo incontro molto molto importante e interessante
dal punto di vista tecnologico. Noi porto dei dati di risparmio energetico, ecologico, di quello che noi facciamo. Nel bilancio dello scorso anno noi con i nostri treni ad oggi elettrici siamo riusciti a risparmiare quasi 20.000 tonnellate di CO2 per il trasporto intermodale, cioè più merci riusciamo a togliere dalla strada nei percorsi medio-lunghi e a portarli sui treni, più abbiamo un grande risparmio dal punto di vista di CO2, di consumo di CO2. Senza dubbio il discorso dell'idrogeno ad oggi, in particolare per i locomotori e per i locomotori delle merci che hanno necessità di potenze veramente importanti, sono ancora un po' lunghi da arrivare, lunghi da essere visti come attuazione immediata. Però noi come azienda regionale, come azienda del trasporto merci della Regione Abruzzo, siamo sicuramente interessati e pronti, laddove ci fosse la possibilità, a cogliere ogni opportunità nuova. Enrico Dolfi, direttore divisione ferroviaria, tu ecco come vede questo progetto? Noi abbiamo partecipato inizialmente come protagonisti perché siamo state tra le prime imprese ferroviarie ad avere un finanziamento. Purtroppo c'è soltanto un costruttore in Italia che non ha assicurato che i bandi che noi abbiamo pubblicato come prima impresa, secondo i dettami del Ministero, sono andati deserti, però crediamo fortemente nell'idrogeno. Abbiamo convertito momentaneamente questa somma assegnata a TUA di 36 milioni di euro per l'acquisto di 6 treni elettrici di ultima generazione. Crediamo molto nella produzione dell'idrogeno, anche perché abbiamo in piedi un piano infrastrutturale che dovrebbe riguardare il lago di Bomba per la produzione di idrogeno green. Diciamo che la produzione dell'idrogeno ha tre punti basilari, almeno per il ferroviario. Deve essere insediato il modulo per l'elettrolisi dentro un'area industriale dismessa e abbiamo individuato la stazione di Atessa. Dopodiché deve essere prodotto prevalentemente con una forma idroelettrica, perciò con la centrale lago di Bomba o fotovoltaico o eolico. A questo punto avremo idrogeno green e soprattutto, rimanendo nel settore ferroviario, non deve distare l'impianto di produzione più di 15 km dalla linea ferroviaria. E nella tavola rotonda partecipa anche la SITAV, il gruppo che ha già progettato una locomotiva ad idrogeno, insomma un prototipo, c'è Antonio Ghiglia. Sono qui a nome della SITAV, che è una società italiana che si occupa di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di materiale rotabile. Faccio una breve introduzione: siamo circa 800 persone in Italia con sedi negli Stati Uniti e in Spagna e abbiamo anche delle squadre distaccate in Grecia e Francia. Abbiamo in corso dei progetti di ricostruzione completa di locomotive diesel su diesel. Da questo progetto in essere abbiamo sviluppato dal 2020 un progetto per un prototipo interno di locomotiva alimentata a idrogeno tramite fuel cell. Quindi questo convegno, questa esperienza, insomma, come trova questo progetto? Sicuramente è un progetto ambizioso, innovativo, e la cosa è estremamente interessante e estremamente utile mettere a fattor comune, mettere in comunicazione per far rete diverse società o enti che si occupano di questo tema della transizione ecologica attraverso l'idrogeno, per cercare di fare, diciamo, rete e fattor comune. Gianni Cordisco è del CDA di ARAP ed è tra l'altro proprio di questa zona, con l'area dell'ex Cotir, quindi subirà una trasformazione in chiave ambientale. Io sono di questo territorio, quindi conosco bene, ho vissuto quando questo centro veniva dedicato allo sviluppo agricolo e quando invece questa attività non si è più svolta, e oggi quello che mi piace molto di questo progetto è che l'ARAP ha avuto la capacità di rigenerare uno spazio in abbandono destinato all'epoca allo studio dell'agricoltura e oggi destinato invece allo sviluppo della sostenibilità secondo un'ottica nuova, cioè quella ambientale. È posizionata in quel posto l'ex Cotir, oltre a convertire un impianto, quindi non facciamo utilizzo di suolo, convertiamo in prossimità di una delle più belle zone dell'Adriatico sotto il punto di vista paesaggistico e naturalistico, con un impatto zero. Luca Tosto, presidente di Confimi Industria Abruzzo e anche CEO di Walter Tosto, come vede questo progetto? Il progetto che stanno organizzando con in ARAP in prima persona è veramente interessante, perché è capace di mettere a sistema il pubblico con il privato. Noi abbiamo potuto testimoniare quanto di ricerca la nostra azienda e le nostre aziende stanno facendo. Riteniamo che il sistema o l'idrogeno come
come fonte, come vettore è sicuramente da tenere in stretta osservazione, ha una grande minaccia che è quella di essere piccolissimo e passare i metalli. Abbiamo portato qui un esempio di soluzione tecnica che sicuramente sarà di utilizzo non soltanto abruzzese ma a livello internazionale. Vogliamo ricordare questa soluzione che lei ha illustrato? Ma allora, per essere brevi, diciamo, l'idrogeno ha la capacità di infragilire il materiale, l'acciaio. Più l'idrogeno, più l'acciaio è resistente, più questo viene combattuto dall'idrogeno. Quindi l'idea è quella di mettere uno schermo, un materiale che per eccellenza non si lascia oltrepassare, che è l'alluminio, e con uno strato di polietilene prima. Entrambi questi materiali, queste soluzioni, sono all'interno di un nostro studio e brevetto dell'azienda. Quindi ormai il percorso è tracciato, il percorso, diciamo, di tutti, del mondo, e ben vengano questi incontri per fare rete e avvicinarsi sempre più all'obiettivo. Credo che esattamente il parlare, stare insieme, condividere le varie esperienze aiutino a fare questa transizione che ci viene chiesta. E anche Innovatech SPA, azienda quotata in borsa dalla Lombardia, è qui in questa tavola rotonda. Valerio Verderio. Non si può non partecipare a iniziative lanciate da soggetti anche pubblici, in anticipo addirittura su quelli industriali, che guardano al futuro sia energetico che ambientale della nostra nazione, ma anche del mondo in particolare. Innovatech è un'azienda che è quotata alla Borsa di Milano, ha un'attenzione particolare a tutta la parte del clean tech, cioè di tutte quelle tecnologie che cercano di migliorare la gestione sia della materia che dell'energia per arrivare finalmente ai paradigmi dell'economia circolare, quindi qualcosa che sia sviluppato, sia sostenibile anche economicamente, non solo ambientalmente, che sia in qualche modo un nuovo modello di sviluppo per il pianeta. Maurizio Cocianci, cioè Adriafer manovra 12.000 treni l'anno e 2.400 sono i treni trazionati, quindi una grande realtà. Come vede il futuro utilizzando l'idrogeno? Beh, noi siamo costretti come impresa di manovra, operando con locomotive diesel, siamo costretti a guardare la transizione energetica per cercare di sostituire il diesel verso modelli più sostenibili. Stiamo valutando l'idrogeno in quanto ci sono diversi progetti nella regione Friuli Venezia Giulia e uno in particolare nel porto di Trieste che permetteranno di avere la produzione vicino agli impianti che noi serviamo come manovra ferroviaria. Una situazione molto simile a quella di Vasto. Quindi ci sono delle comunanze tra questi progetti dove si vede la produzione e il consumo strettamente connessi e integrati in territori che sono contigui. Noi ci dobbiamo adeguare a questa transizione energetica anche guardando a chi produce le locomotive, in quanto le locomotive per la trazione e la manovra sul merci non esistono ancora. Quindi stiamo collaborando per cercare di capire quali sono i trend, dove stanno andando i produttori delle locomotive, quali sono i costi e come possiamo controllare il costo totale dell'operazione. Quindi il costo totale dell'operazione che è dato sì dall'acquisto delle locomotive, ma anche da tutta l'operatività e quindi il costo dell'intera catena del valore dell'idrogeno. Alfredo Grotta, presidente di GEI, è una nuova realtà. Come si inserisce in questo contesto? Ma il GEI Green Energy è un gruppo europeo di interesse economico che ha come scopo, come obiettivo, quello di promuovere la partecipazione a gare e di partecipare direttamente per quanto riguarda lo sviluppo di idee legate alle fonti rinnovabili, prima fra tutte chiaramente è l'idrogeno. Il progetto di oggi, intanto, ARAP ha avuto il grande merito di razionalizzare questo mondo che oggi si caratterizza per grande entusiasmo, però ha necessità di orientamento proprio per sfruttare appieno quelle che sono le potenzialità legate allo sviluppo dei temi delle energie alternative e dell'idrogeno in particolare, che oggi rappresenta un po' il fiore all'occhiello, il faro al quale tutti quanti guardano.
Il presidente Arap Savini ha sottolineato che il sito di Vasto rappresenterà un punto a favore per la competitività dei nostri porti, delle aree industriali, in particolare per le imprese altamente energivore e per il sistema dei trasporti. E il direttore Morgante ha concluso dicendo che l'Unione fa l'energia, quella dell'idrogeno rappresenta una scommessa decisiva ed è importante esserci, anticipare i tempi, posizionarci in modo strategico.